Buon salve amiche pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter e la Camera dei Segreti. Ragazzi, siamo lasciati l'ultima volta che devo andare da Hermione, che è lassù in cima, e ho un attimo di... Come ci arrivo lassù in cima? Scusa, perché io posso arrivare... Io da qui arrivo qua. Ah, poi c'è quello, forse farà un giro assurdo di lì, presumo. Ok, va bene, d'accordo. Questa è la sfida che andremo a fare oggi. Andremo a fare la sfida con il nostro bene amato Gilderoy Hallock. Che ci permetterà di prendere quella figurina lassù in cima e un sacco di altre cose interessanti. Ermioncina, non se ne andare, aspettaci, aspettaci. Hermione. Nel mentre io mi sa che questo l'avevo già fatto palesemente proprio. Sì, però vabbè, nel dubbio vado a controllare. Tra l'altro ho anche quattro vitozze. Però c'è il nanetto qua, Salve, signor nanetto gnomo. Mi scusi lei, può andare a casa sua? Grazie, così mi dà le gelatine a ozze, che sono molto, molto importanti. Direi molto, molto, molto importanti. E devo anche dire che sto facendo questa registrazione con i miei pixelini in live, che mi stanno disturbando veramente un sacco, e Rocco sarai te a puzzare. Ecco, quindi ragazzi, venite a seguirmi in live il sabato sera, dove prepariamo principalmente questo gioco, facciamo anche dell'altro, e eccoci qua. Benvenuti alla vostra lezione preferita, studenti di Grifondoro. Preferitissima. Prego di trattenere i vostri applausi mentre impariamo l'incantesimo Gommosus Harry Potter. Sembri ansioso di ampliare la tua conoscenza. Chissà perché. Vieni avanti e mostreremo a tutti come si fa. Sì, sì, sicuro. Esatto, che fortuna. Maledetto Hallock. Ok. Concentrati sul simbolo di fronte a te. Mi concentro. Su Hogwarts Mystery. Di fronte a te sta per muoversi. Sì. Sì, bla bla. Premi il tasto freccia corrispondente. Questo rumore cos'è? Il rumore della bacchetta sta per esplodere. In modo da poter avanzare. Primo livello, inizia. Oddio, che poi è lentissimo. Io spero che non si blocchi il gioco, perché a volte io vado sopra, premo e non prende il tasto, che ora bisogna aspettare. Secondo livello, ragazzi. No, c'è la pausa. Grazie. 5 punti a Grifondoro, grazie. Secondo livello. Ci siamo. Sono troppo bravo. Sono troppo bravo. Chi si loda si imbroda, però, ragazzi. Però invece... Invece, ragazzi... Molto bene, Harry. Sei passato al livello su... Senti, c'è questo rumoraccio. Questo rumoraccio di bacchetta odioso. Oh, mamma mia, questo è difficile. Mamma mia. Ottimo lavoro, ragazzi. Tanta roba, ragazzi. Sì, sì, sì. Io completo tutte le cose. 15 punti a Grifondoro. Ah, credo che sia quel ragno lì. C'è sto casino. È quel ragno? Che c'è un ragno nel sedere. No, ragazzi, c'è un ragno nel sedere. No, no, ragazzi, non mi interessa essere agile quanto lui. C'è un ragno nel... Ok. Per superarla devi recuperare la stella del completo. Va bene, lo sappiamo. Sì, lo sappiamo, bla bla bla. Posso saltare? Sì. Il problema principale è che io nelle ultime sfide ho saltato praticamente molte parti, perché ho saltato le cose pensando: ah sì, i tappeti Gommosus sono nascosti per tutta Hogwarts. Se li colpisci con l'incantesimo Gommosus, quando ci camminerai sopra, trasportano verso un'altra più aria. Sì, bla 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 bla. Ok, ragazzi, no, non volevo fare questo, volevo vedere un po' dei segreti. Segreti. Qua non mi sembra ci siano. C'è quello lassù in cima, probabilmente. Gommosus! Non dovevo camminarci sopra? Ah, saltando. E secondo me questo... No! No, tristezza! Tristezza! C'ero quasi... quasi creduto! Salve! Creature maligne! Non ti lasciare che ti si avvicinino! Loro morso letale. Utilizza il flip
stipendio per stordirli. Dopodiché puoi raccontare. Sì, bla bla bla. Salve, mio caro. Non mi sembri molto più furbo di un gnomo. Non mi dai le mie. Dove. Gnometto? Scusi, lei? Signor Gnometto? Grazie, perché almeno lei mi dà le gelatine, non come quell'altro suo amico che non mi ha dato nulla. Ecco. Lui mi dà le gelatine, l'altro è inutile. Salve. Salve. Ma io non l'ho mai aperto, sto segreto. Ragazzi? Vi giuro, non l'ho aperto. L'ho aperto? No, vero? Ci sono rimasto un po' così. Non capisco, non capisco. Vabbè, non è un problema. Sotto. Momento. Ah, mi stanno dicendo che buttando qui cose nel buco mi si è aperto questo. Ok, va bene, d'accordo. Ma se io lo saltassi da qui ora? No, mi fa tornare lì. Ok, pensavo ci fosse un nuovo. Era prima, insomma. No, mi sono perso qualcosa sotto, dietro. Vabbè, ragazzi, mi sono perso qualcosa come al solito. Vabbè, ma la mia chat, ragazzi, la mia chat qua è un po' lenta. Io qua dovrei fare cose qui, secondo loro. Ma io qua muoio. No, non sono morto. Salve. Io qua devo gommosusare, che tra l'altro mi porta di qua. Sì, e ora... Ah, c'era la fregata. Ok. Ho preso una stellina, figata. Una stellina. Blink, stellina. Salve. Ah, io di là sono arrivato di qua. E di qua ora vado di qua e mi becco questa. Allora, mora. Dammi... No, ma perché le gelatine? Io volevo qualcosa di più interessante di alcune gelatine. Salve, mi scusi, lei potrebbe gentilmente... ansia. Potrebbe gentilmente fare ciò? Ok. Qui, niente. Ok, qui c'è un salvataggio, quindi almeno questo... Ah, ci siamo persi un segreto, spero che non sia una stellina, ma magari una figurina, vabbè, che se ne frega, possiamo sempre rifarla e la rifarò in live, magari le sfide prima della fine del gioco le rifaremo tutte, ma ragazzi, non perdiamo altro tempo, qui non c'è niente, salve signor Imp, questi sono veloci questi strunz, sono veloci questi ragazzi però, butto qua dentro, via, salve, e questo, maledetto, no, ma veramente? Ma siamo a questi livelli, siamo, ragazzi. Vai via, ciao. E non mi dà niente, non mi dà... Mamma mia, quanti sono? Quanti sono? Toh, butta dentro. C'è un altro? No, non c'è un altro. Non ci sono più. Scusi, lei? Ecco, grazie. Questo lo facciamo di qua. Questo lo facciamo di qua di nuovo. Questo lo facciamo di qua di nuovo. Perché non me lo fa fare di più di così? Perché sono un brutto a fare incantesimi. Ecco, così va meglio. Poi io presumo di dover fare così. E quindi ora salendoci sopra di qua con un bellissimo scourge. Magari quello c'è un Lumos di lì che probabilmente mi farà vedere cose ora che ci penso. Ah, ragazzi. C'è un bellissimo segreto che mi dà una bella figurina. Una figurinozza, ragazzi, una figurinozza. Qui non c'è nient'altro, quindi super top. Ok, a posto. Mamma mao. Ed eccoci qua di nuovo a fare un bellissimo gmosissimo che ci sa saltare qua sopra. Che ci fa... ma perché io sono un cretino, no? Questo va di qua, no? Perché io ho questo per saltare. E poi poter fare così. Ecco. C'è una gelatina laggiù in fondo. Vabbè, ma io la gelatina la salto lì. Salve! Quella gelatina come la prendo? Ma se io facessi tipo così? Ecco. Così mi piace sta cosa. No, però ora... No. Ok, perfetto. Mamma mao. Ok, questo andiamo di qua.
Datemi le gelatine. No, perché non potevi girarti tutte e due da stessa parte? D'accordo. Problema. Stelina. Salve, signora Stelina. Oh no, di fiammacosi. Vabbè, i fiammacosi li buttiamo giù così. Rick tu sempre. Questo va dentro da così. Io spero che non mi sparino, però sono in alto, quindi... Aia, oh, maledetto. Che cavolo. E poi questo coso... ma come faccio a... da qui a dirigerlo? Cioè, è difficile dirigere una cosa dall'alto. No, si è suicidato quello lì. Cavolo, essendoci che si è suicidato, io penso che ora non posso più vincere sta cosa. Uno si è suicidato di sotto. Come faccio a completare? Io spero che non fosse importante, perché uno mi si è suicidato lì sotto. E spero che non ci fosse un segreto. No, non volevo aprire e mangiare la pozione. Spero che non ci fosse un segreto su questa cosa qua, perché io lì non ci arrivo. Direi che l'unica cosa che posso fare è questa qua. Ok. Olè. Ok, ora. Devi buttare giù la fiamma per aprire un passaggio sotto. Fiamma. La fiamma. Non ho capito cosa mi stanno dicendo dalla chat. La fiamma. Devo aprire la fiamma. Non c'è nessuna fiamma. C'è soltanto io che sto per suicidarmi qua. E non cado in... la madu, mamma mao. Ora che sono qui, io però non capisco se posso scendere qua oppure no. Ho paura di scendere, che se scendo non salgo più. Però non mi sembra ci sia nulla di qua sotto di segreto. Qua mi sa che muoio e basta, quindi secondo me non c'è nient'altro da fare. Ma sì, dai, andiamo avanti. Se ci perdiamo qualcosa poi me lo dite nei commenti. E Scourge, ragazzi, prima di scendere qua controlliamo bene su che non ci sia nulla. Ok, non mi sembra ci sia nulla. Direi che posso scendere di sotto. Sì, comunque sì, mi è stato detto anche dalla chat che dovevo buttare ovviamente giù tutti i fiammagranchi, ma uno si è suicidato e quindi purtroppo non possiamo andare avanti. Vabbè, mi si suicidano i fiammagranchi, ragazzi. Io mi ci metto anche di buona leva per cercare di fare tutte le cose a modo. Che io mi ricordo, cioè l'altra missione l'ho sbagliata io ed è colpa mia, però qua mi si suicidano i fiammagranchi. Che cavolo. Salve, Pixie. Dove sono i Pixie? Ci sono altri Pixie qua? Di qua si può scendere e si può anche risalire. Salve. Mi scusi lei. Intanto qua c'ho 3 gelatine. E qua c'è un Lumos. Che porta a... Vabbè, ci andiamo dopo. Prima prendiamoci questo. Salve, gelatinozza. Gelatinozza. Poi andiamo di nuovo a prendere questo. I ragni che si vogliono suicidare sopra di me. Poi. Se provo a fare questo. Qui non c'è niente di qua. Quindi direi che forse questo Lumos porta... porta questo segreto qua, che ormai l'ho aperto, quindi dovrebbe rimanere. Questo me lo fa scendere giù di qua. Direi che questi... questo Scourge qua mi fa fare queste cose lì. Lì c'è un segreto, sicuro. Mi scusi, no, vorrei... voglio prendere il Pixie. Ecco. Questo rimane fatto. Questo lo buttiamo giù, perché boh, prima o poi andrà fatto comunque buttare giù. Questo, secondo me, mi porta lì sopra. Scusi, mi può... grazie. Ok. Mi porta qui. Porta qui. Quindi ora poi devo rifarlo di nuovo. Per... questo che mi dà la... No, antipatico. C'è una lomora qui che mi porta... una stellina, ragazzi, una bellissima stellina. Salve, signora stellina, mi ha ridato questo. Quindi Gommosus di nuovo... no, Gommosus di nuovo per andare qua.
per andare a prendere questo qua. E si va a suicidare di sotto, perché è giusto che mi fa tribolare tutto quanto. Ok, quindi a questo punto direi che l'unica cosa che è rimasta da fare è buttarmici. No, scusi, cadere di sotto qui. Perché non mi sembra ci sia dell'altro da fare. Vorrei cadere. Ragazzi, perché non mi fa cadere? Oh, ok, ce l'ho fatta. Cadere giù di sotto qui. Questo indica di lì, ma direi che non c'è nulla. Quindi devo prendere questo bellissimo coso e andare avanti. Perfetto, flippendiamo tutto quanto. E mi sono detto a sinistra sotto, ma cosa vuol dire a sinistra sotto? A sinistra sotto? A sinistra c'è qualcos'altro? Ah, giusto, mi ero dimenticato questa parte qua. Grazie, grazie. Meno male che la chat. Vabbè, quattro gelatine e una cioccolata inutili. Però, insomma, super top. Avrei preferito qualcosa di più commestibile. Perfetto, ragazzi. Eccoci qua con l'altra stellina. Qua non mi sembra ci sia dell'altro. Se c'è dell'altro, pazienza. Salviamo e siamo pronti ad andare avanti. Mentre ho paura, ragazzi. Ho veramente tanta paura. Allora, qui mi posso buttare di sotto e presumo di poter risalire. Ok. Questo mi porta alla sul cima, direi. Proviamo a fare prima questo. Gomosus. Ok. Ora mi butto di sotto lanciando un bel Gomosus. Oh, ma no, avevo lanciato un Gomosus, ragazzi. Non vedo i... Dove sono gli abitanti? Ok, qua ritorno su. Ah, ok, lì si è aperto. No, non voglio salire qua. Questo... Ah, ma questo è dove ero prima. Ero già prima qua. Ero già prima qua. E infatti sono andato di qua. Perché sono di nuovo qua? Ah, per fare questa parte qua, quindi. Quindi tipo questo e... E basta, direi che lì non ci posso ancora andare. Probabilmente ci andrò dopo. Ci sono... C'è un fiammagran che io sta sparando al nulla. Maledetto. Maledetto. Che ansia, ragazzi. Ma che ansia. Ai ai ai. Ah, super super ansia, ragazzi. Credo, non capisco. Oh, no, 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 no. Che cavolo. Io non capisco se questo è un segreto o cosa sia. Però direi che non c'è niente da fare qua, quindi... Boh. Salve. Qua c'è un altro Scourge. Ah, questo mi serve per superare di lì, direi. Non mi sembra ci sia nient'altro da fare qua. Aspettate, sto coso qua, niente. Boh, andiamo avanti, vai. Quel che viene, viene. Ok. Ok. Aspettate un attimo, che controlliamo bene qua, che magari mi sono perso. Che sto fiammagranchio qua deve avere un senso, che ha messo qui senza niente. No, mi serve proprio davvero senza niente. Ah, non avevo preso questa, però. Lei se ne vada, lei se ne va, se ne va di lei. Ok, scurgiamo tutto. No, scusate, usiamo tutto. E andiamo avanti perché non si può fare altro. Questo lo prendiamo, questo ci becchiamo un'altra stellina, questo fiammagranchio è lì che non fa un tubo. Perfetto. Salve, mi scusi lei, scusate voi. Avete cortesemente qualcosa per me? No. Ah, di sotto c'è la morte. Lassù in cima c'è un gufo. Però direi che il gufo non mi fa niente. No! Alomora? No! No, raga! Questa non me l'aspettavo. Cos'è successo? Ma porca di quella paletta. No, tutto questo dovevo rifare. Non mi ricordo cosa avevo fatto e non fatto. Lì direi niente. Qua c'è un coso. Madonna, dovevo rifare tutto questo. Dovevo rifare. Ok, va bene. Allora, prendiamo di qua. Prendiamo di là. Prendiamo di su. Quello non lo apro nemmeno, altro non c'è niente. No, c'erano le cioccorane, però sono pieno di energia, quindi non mi frega. Ok. Che poi sto coso che salta come vuole qui, non lo so io, vabbè.
Prendo di qua, prendo di qua, prendo di qua, prendo la stellina. Ho detto allo Mora, ho detto, però non mi hai fatto nulla. Ok. Adesso il problema di qua è che c'è questo coso che mi ha rotto tutto. Lei, signor Gufo, mi apra il passaggio segreto. Eccolo lì, salvataggio. Lo stronzo di un salvataggio. Allora, fermiamoci. Facciamo un pezzo alla volta, perché sennò il gioco si bugga. Ok, adesso il passaggio segreto è lassù in cima. Maledetto Gufo. Ok. Avevo paura che si abbassasse. Ok, ma tutto questo per delle gelatine? Ok, vabbè, d'accordo, grazie, però... Ok. Salvataggio, assolutamente. Direi che non c'è nient'altro da fare, e se c'è qualcos'altro da fare, pazienza, ragazzi. Ci becchiamo la Lomora. Io ho paura che ci sia qualcosa di strano. No, 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 no! Ma che, stiamo scherzando? Mamma mia! Ma qui c'è... Io non lo so, veramente, ma scherziamo, ma che ansia! Ma che ansia! Lumo! Ah! Questo Lumos, però non vorrei che magari fosse stato per prima con i ragnetti. Secondo me era per prima, proprio ci sta tantissimo che era per prima e non per ora, Proprio 100% ci sta. Salve. No, era per qua. Ah, ok, mamma Mao. Scusi, vabbè, a Cioccorana non ho detto quella parola. Il mio telefono ha deciso di ripartire l'assistente vocale. Mi sono preso la Cioccorana, sono super happy, super felice. Si sa adesso, andiamo di qua. No, assolutamente, io decido una cosa ovviamente dall'altra parte. Mi prendo questa e mi prendo nient'altro. E siamo pronti ad andare avanti, ragazzi. E qua qualcosa chiuso. Sento dei rumori di pixie. Maledetto uno, ce n'era un altro. C'è anche uno di quei cosi fiammosi. Chissà se posso risalire qua. Io salterei di qua. Mi scende e mi apre il coso. Glitchatissimo come pochi. Qui mi apre queste cose qua con delle gelatine. Grazie. Il gioco sta andando più veloce. Non so. Mi sa che è più... Boh, vabbè. Ho preso una gelatinozza. Di qui non ci posso andare. Non so perché mai. Mi sembra che il gioco sia più rapido. È solo un mio... No, aspettate. Io non vorrei che aprendo quello poi non posso tornare indietro, aspettate. Ah no, ok, di qua devo andare, ma io non volevo andare di qua, volevo vedere se c'era dell'altro da fare. C'è una stellina lì. C'è una stellina lì. Ci sarà un modo per arrivare lì. Sbaglio, il gioco va più veloce. Come ci arrivo lì? C'è questo da allargare, da questo da aprire. Questo si è chiuso. Sì, il gioco è più rapido. È successo qualcosa, è successo. Ma cavolo ci arrivo lì? Boh, mi viene detto di andare avanti. Ah, ok, era facile. Avevo paura che... E appunto, questo si è chiuso. Pixie di Mercole. Pixie. E poi, tra l'altro, non riesco mai a prenderlo, Pixie. Cioè, fa così. E però, poi se ne va... E non mi dà soddisfazione. Maledetto. Ok, ho preso questo. Grazie. Butto giù questo. Diffindo e la giriamo. Ok, mi prendo la gelatina. Super top. E che però... Ah no, che posso andare di qua. Sì, il gioco si è velocizzato comunque. Non ve lo... Ma sti cavolo di cose. Si è velocizzato il gioco. Va più veloce di prima. Non so per quale motivo. Si è glitchato il processore. Boh, non lo so. Oh, ma cos'è sti robi? Ma cosa sono sti robi? Ma qua io non lo so, ma io ho paura di sti ragni qua. Qui niente. Non date che è velocissimo il gioco rispetto a prima. Cioè, va proprio a razzo. Mo. Beh, il gioco non è esattamente compatibilissimo, quindi ci sta che si blocchi ogni... No, ragazzi.
No, ragazzi. Pensavo di passarci le ore qua. Pensavo di passarci le ore, invece. Tanto ora. Perché devo farlo? E tra l'altro, io poi qua come ci salgo sopra? Ah. Cioè, ma veramente. Ma veramente. Super top. Ma è sempre più veloce questo gioco, eh. Sta diventando sempre più veloce. E lì come ci arrivo? Mo stiamo esagerando, però, eh. Forse saltando da qui. No, non credo. È ancora più veloce. Mi sbaglio o va più veloce pian pianino che salti? So che è difficilissimo. Più va avanti, più va veloce. No, 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 non va più in su. Non so come arrivare lassù. Non capisco come arrivare lassù. No, no, non capisco. Come ci arrivo lì su? Non va più in alto. Non. Vabbè, rimane lì e pazienza. Pazienza, pazienza. Allora, qui facciamo un altro Gommosus. Ora, i problemi sono due. Il primo è che qui avrei già finito, avrei vinto. Il secondo è che io ora farò così. E secondo me dice qualcosa, aspettate. No. Non capisco. No, aspettate, c'è qualcosa che non va. Io avrei già vinto, no? Cioè, ho finito. Però c'è questo coso che mi fa andare lì. Ma non c'è niente lì. Non c'è niente lì. Non c'è niente. Quindi... Ah, aspetta. Scusatemi. Scusatemi. Scusatemi, ma... Cioè... Tutto questo per questo? Cioè, mi hai dato due cortecce? Una corteccia e una di queste cose? Ecco, e ora come ci arrivo lì? Saltando. No. Non saltando. No, non mi dire che devo rifare tutta questa... No. Ah, no, ok. Ok, ok, ok. Aspetta, eh. Ok. Ora salto. E non ci arrivo. Ok. Quindi come ci arrivo là? Aspetta, scopriamo cosa c'è. Perché magari se è soltanto, delle cagate me ne frega niente. Dimmi che sono gelatine, ti prego. Sì, vabbè, ma non ci perdo neanche la vita, ma dai, ma per favore, ma per gelatine del cavolo, andiamo. Andiamo via. Andiamo via, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega veramente? Ciao. Ciaone. Qui non mi sembra che ci sia altro. Non so quante cose abbiamo preso. E non c'è modo di sapere quante stelle abbiamo preso, ma ragazzi. Hai completato la sfida con Gommosus. Il tempo risparmiato diventa il tuo record per... Quante ne abbiamo prese? 10 su 10, ragazzi. Mamma mao. Mamma mao. La cerimonia settimanale dei punti delle case sta per avere inizio. Stavolta non mi frega. Stavolta non mi frega, ragazzi. Stavolta non mi frega la cerimonia. Andiamo a vedere. No, non mi interessa. Sempre più veloce, comunque. Guardate come sono sempre più veloce. Stavolta non mi frega, perché io quanti punti ho? Andiamo a vedere. Allora, 563. No, ragazzi. No. 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 Cioè, ha 200 punti più Seppe Verde. Ma stiamo scherzando, no? Ciao, non ci andrò mai lì dentro. Proprio mai, mai, mai. Ragazzi, è giunto il momento che prima di andare avanti nei prossimi video andremo a rifare tutte le sfide per fare dei punti. Oltre al fatto che ora posso fare questo e prendermi i segreti e tante altre cose belle, tipo una gelatinozza qui... Tipo ora nel punto di salvataggio che non... No, forse qua c'era un Gommosus qua. Mi sembra. Guardate come sono veloce. Come è veloce sto gioco.
E tipo, si è velocizzato tipo 1000 per 1000. Ci dovrebbe... No, non lo voglio fare. Ah, vada che dava. Volevo... Sono vicino alla sfida Gommosus. No, non di nuovo, eh. Ciao, Harry. Ciao, Harry. No, non lo voglio fare. Qualche scambio. Dovrebbero essere così i giochi dei Pokémon. Perché almeno sono veloci, super top. E ora invece posso fare così. E arrivo velocemente dove voglio. E non erano due segreti, quindi fanciù. Ora mi ammazzo. No! 4 vite perse, mamma mia. No, non lo voglio fare che scambio. Però, ragazzi... Sì, e qua però ora muoio. No? Ok, per fortuna. Ok, bene, 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 wow. Questo che mi fai fare? Wow! Oh, ora muoio, ora muoio. Ragazzi, muoio. No, ok, non muoio. Salve. Ok, niente, queste sono tutte cose inutili. Ma qua c'è una Lumora con un Scourge. Con... questo non l'avevo visto. Oh, la madu, mamma mao. Mamma mao. Questo è nuovo. Salve. Cioè, super top, ragazzi. Certo, non cadere di sotto. Si è rimesso a posto il gioco, mi sembra. Ora è di nuovo giusto. Ok, delle gelatine, io volevo qualcosa di più buono. Grazie. Ma ragazzi, finalmente possiamo concludere il video. Se la scala arrivasse che mi fa tornare giù con una velocità un pochettino meno da latte alle ginocchio. Comunque ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter, di Harry Potter, la camera dei segreti. Io non mi posso buttare di sotto perché sono già mezzo morto, quindi devo farmi tutto il viaggio perché alle scale piace cambiare, cosa assolutamente falsissima perché in realtà non sono le scale a cambiare, ma sono le aule che... base a giorni diversi della settimana portano in posti diversi della settimana. Direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao Harry. Ciao Harry. E secondo me qua continua a esserci qualcosa dietro perché c'è troppo la differenza di texture. E prima o poi scoprirò cosa c'è. Però per ora non l'ho ancora scoperto. No, non mi interessa. Te lo dico io cosa scambierei e non è una cosa molto carina. Soprattutto per uno studente di 12 anni. Non c'è tutto. Che altro dire? Fatto. Il misgatto. Mamao! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati. Se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici. Allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!